Fratelli e sorelle in Cristo e amici, buongiorno. La nostra piccola meditazione di oggi si trova in Giovanni 15, versetto 26. Ma quando sarà venuto il Consolatore, che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me. È chiaro nelle scritture che lo Spirito Santo testimonierà di Gesù Cristo. Gesù Cristo testimonia del Padre. Il Padre testimonia di Gesù Cristo. Vediamo che c'è una perfezione, una sintonia perfetta nella divinità. Nessuno cerca il proprio interesse. Come è scritto in 1 Corinzi 13, versetto 5, l'amore non cerca il proprio interesse. Come riconoscere un falso predicatore? Come riconoscere un falso profeta? Adesso siamo giunti a un momento in cui, della storia, in cui parlare della parola di Dio non piace alla gente. Parlare della parola di Dio dall'alto del pulpiti non piace alla gente. Possiamo stare sul pulpito, citare 5, 6, 7, 8 persone del mondo che fanno filosofia. La gente che fosse, per forza non ha accettato Gesù Cristo come il loro unico salvatore, citare Descartes, Platone, citare Newton, citare Paolo Coelho, citare tantissime persone, anche ex satanici, e questo non dà proprio fastidio alla gente che ascolta. Ma come mai? Però se tu parli della parola di Dio, tu citi un versetto, due versetti, tre versetti, allora non c'è qualcosa che non va. La gente è agitata. E vediamo chiaramente che la parola si adempie. Perché come è scritto in Timoteo, che negli ultimi tempi la gente non sopporterà più la parola di Dio. E dobbiamo stare attenti, fratelli e sorelle, a queste cose. Leggiamo la Bibbia per noi stessi e vediamo da quale parte stiamo adempiendo le scritture, da quale parte stiamo adempiendo le profezie. Siamo dalla parte buona oppure siamo dalla parte cattiva? Perché Gesù Cristo è chiaro nelle scritture, lui dice che chi non raccoglie con me disperde. Da quale parte siamo? E vediamo che chiaramente che chi? Gesù Cristo dice in Giovanni 15, 26, ma quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che gli procede da Padre, egli testimonierà di me. Come riconoscere un buon predicatore, un falso predicatore, come riconoscere un vero profeta? Lui testimonia di Gesù Cristo. Lui non cita, non sta lì a citare tutti gli studi che ha fatto, non sta lì a citare tantissime cose per innalzarsi e alla fine Gesù Cristo come si trova? Come mettere Gesù Cristo in un angolo e innalzarsi, sempre innalzarsi. Però Gesù Cristo ci dice, chi innalzerà Gesù Cristo allora sarà animato dallo Spirito Santo. Quindi stiamo attenti, fratelli, sorelle e amici. Stiamo attenti. Perché vediamo che Gesù Cristo, Paolo lui predicava solo la croce di Cristo. Lui parlava della croce mattino e sera. La gente anche dormiva. La gente era talmente interessata che passava delle notti a parlare di Gesù Cristo. Però oggi ci vergogniamo di Gesù Cristo. Dobbiamo citare la gente del mondo dall'alto del pulpito. Fratelli,
svegliamoci e stiamo attenti. Paolo dice, infatti Cristo non mi ha mandato a battezzare o a evangelizzare, non con sapienza di parola, perché la croce di Cristo non si è resa vana. Lui predicava solo Gesù Cristo, perché i sapienti del mondo non ci salveranno, i loro pensieri non ci salveranno, fratelli. Non è la, è la parola di Cristo. Quando Gesù Cristo era tentato nel deserto, non ha detto, Descartes ha detto questo, Platone ha detto questo. No, sta scritto. La parola, il nome che caccia via i demoni, è il nome di Gesù Cristo. Non è il nome di Bob, non è il nome di Pinco Pallino, ma il nome di Gesù Cristo. E cos'è il nome di Gesù Cristo? È il suo carattere. Cos'è il nome di Gesù Cristo? Gesù Cristo è la parola. Gesù Cristo è il nome della parola nel libro dell'Apocalisse. Quindi, fratelli e sorelle, questa piccola esortazione di tornare nelle scritture, perché adesso vediamo che siamo stanchi, la gente è stanca della parola, va a cercare le cose per colpire la gente, per poter fare che la gente sia meravigliata. Wow, qual è questo, cos'è questo pensiero, cos'è questa filosofia? Quale filosofia? La filosofia che ci porta nel buio, quella filosofia che ci porta dove? Nelle tenebre, ho bisogno di sentire la parola di Dio. La parola, quando mi siedo sul panchi della chiesa, nella mia assemblea, voglio sentire la parola. Cosa dice Gesù Cristo nella sua parola? È quella che mi dà, è come una boccata d'aria. Quando sento questa parola, mi sento vivere, perché Gesù Cristo ha detto nella sua parola, in Giovanni 6, la parola che vi ho detto è spirito e vita. La parola di un filosofo non è spirito e vita. La parola di un tale, un Pinco Pallino, di un dottore di questo, di qua, di là, non è spirito e vita. Questa è spirito e vita. Di questo abbiamo bisogno, perché questa è una lampada ai nostri piedi. Quindi stiamo attenti, fratelli. Amen.